Buongiorno a tutti. Allora, il tema di stamattina, perché qualcuno me l'ha chiesto, diceva: l'amplificazione quanto conta in un sistema? Allora, sapete che io, a me piace fare esempi, no? Perché penso che sia la maniera migliore per comunicare. Non mi piace estremizzare, andare a trovare il pelo nell'uovo, a parlare di differenze impercettibili o piccole sfumature, perché ne sono uscito da quel tipo di mentalità, perché chiaramente chi è che ancora lavora in quella maniera non fa altro che nel tempo, negli anni, continuare a sostituire i pezzi del proprio impianto perché va a cercare pelo nell'uovo. A me sta cosa l'ho capita dopo tanti anni e cerco di comunicarvi appunto questa maniera diversa di lavorare e di comprendere certi fenomeni. Vi faccio subito un esempio, no? Così ci capiamo. Allora, dobbiamo valutare una serie di vini, no? Io ne capisco poco, insomma, ne ho assaggiati diversi nella mia vita, ma non sono un esperto, però qualcuno mi potrà capire meglio del punto degli esempi che voglio portare. Insomma, vogliamo appunto, cioè abbiamo di fronte a noi due o tre tipi di vino di altissimo livello, top, no? E poi arrivano gli intenditori, fanno quello che devono fare, i sommelier cominciano ad assaggiarlo uno per uno e poi da lì faranno una tabella finale e diranno, che ne so, che quello ha un retrogusto diverso da quell'altro, al palato risulta più piacevole quello, ma alla fine di tutta questa cosa qui, i tre vini sono tre vini top, nel senso che se noi li andiamo a degustare durante una cena, non ci sarà nessuno che dice quello fa schifo, oppure quello c'è troppa differenza, questo è veramente qualitativamente migliore di quell'altro. Ci sarà qualcuno che dice: a me piace più quello per il mio palato, quell'altro gli piacerà quell'altro, ma alla fine siamo a parlare dei tre prodotti ad altissimo livello. C'ho il parmigiano reggiano 30 mesi e lo paragoniamo al grana dei 30 mesi, c'è a chi piacerà più il parmigiano reggiano, a chi piacerà più il grana padano, ma stiamo a parlare di cose a livello mondiale che ne esistono più buone, no? Non è che stiamo a paragonare il parmesan californiano o tedesco col parmigiano reggiano, lì stiamo a parlare di altre cose. Ho fatto questo esempio perché se confrontiamo due impianti che suonano bene, quando dico bene, non dico bene così, bene che sono corretti, equilibrati, hanno veramente un suono stratosferico, sono diversi tra loro, ma suonano entrambi in una maniera corretta. Che cosa succede lì? A me può piacere più per una questione di dettaglio che è differente da quell'altro, c'ha un basso leggermente diverso, mi può piacere più un altro impianto, ma un altri 10 gli può piacere quell'altro. Pertanto, di che siamo a parlare? Se partiamo in questa maniera, che ci abbiamo due prodotti validi, a poi a prescindere dai sorgenti, perché mo siamo a parlare solo di amplificazione, no? Non ci sarà mai, se facciamo una statistica su 100 persone che dicono 90, quella è superiore a quell'altro. No, suonano entrambi bene,
benissimo, ma all'orecchio mio preferisco quello, e all'orecchio di altri, di un'altra persona può preferire quell'altro, ma stiamo a parlare di due prodotti validissimi. Perché vi faccio appunto questi paragoni, no, semplici da capire, perché voglio portare al punto l'impianto che io adesso ho, che è praticamente come amplificazione uso Crown. Se io adesso non toccassi niente, assolutamente niente qui, togliessi i miei finali e ci mettessi due Macintosh, finali Macintosh, due Lutzmann, due Acuface, due Lab Group, quello che volete voi, che cosa succederebbe qui? Che suona sempre bene l'impianto come sta suonando adesso, ma ci avrà delle caratteristiche, delle sfumature che possono piacere o non, o piacere più, che ne so, a uno gli piace più il Crown, ma queste prove come si fanno? Si fanno per la gente che nella maggior parte non è allenata a fare queste cose, perché già da impianto spento, come si pone di fronte l'impianto, già il cervello comincia a lavorare, a vedere solo gli oggetti che stanno per terra, le macchine, già il cervello lavora. E questo qui, o questo allenamento il mio, è molto facile da superare questa cosa. Io non mi estraneo proprio, io sento, ripeto, solo quello che esce, non vengo condizionato dalla bellezza. Pertanto io posso affermare qui che se io togliessi due Crown, ci mettessi due monofonici da 1 kW Macintosh, l'impianto suonerà sempre bene. Ci metto due Acuface, suonerà sempre bene, perché l'impianto ha le fondamenta già di partenza che suona bene, bene proprio lui, che è corretto. Pertanto io qui non è che vado a toccare i parametri o regolazioni del processore digitale che ho fatto, vado a modificare le specifiche dei delta, ma no, lascio tutto così, ci metto due Lutzmann, due monofonici così grossi, e noi sentiremo quattro suoni equilibrati e belli. Poi c'è a chi gli piacerà più Lutzmann, a chi gli piace più Macintosh, a chi gli piace più Crown, a chi gli piace più Lab Group, voglio dire, non è quello, però non è che siamo a fare paragoni con un impianto che suona e uno che non suona, no, suonerà sempre. Poi mi dite, ma allora, infatti io mi sono comprato due Crown, ma solo per il fatto che io ho speso 600 euro e non ho speso 30, 40, 50 mila, e c'è una bella differenza. E chiaramente poi, specialmente per come noi adopriamo le amplificazioni a casa, fa poco testo, cioè, quando abbiamo materiale di primo ordine suonerà tutto, se l'impianto già di base è equilibrato. Pertanto l'amplificazione conta, sì che conta, ma se di base noi prendiamo il parmigiano reggiano, il grana padano, non è che voglio dire, se ci gustiamo un piatto col parmigiano reggiano o il grana padano, dall'altra parte storcono la bocca, non credo, no? Piacerà a tutti, no? Questo tipo di cosa. Pertanto non vi fissate troppo, il segreto è intanto partire bene, cioè che di base noi ci abbiamo un impianto che suona, che deve suonare correttamente, non ci manca niente. Poi qualcuno ci avrà una caratteristica sonica, che è una sfumatura, un dettaglio diverso, lo posso capire, ma ripeto, sono cose personali. Cambiassi io l'amplificazione, viene a casa una persona, io gli copro qui per terra l'amplificazione, non se ne accorgerebbe, non è che dice, mamma mia, qui suona veramente da Dio, invece ieri quando sono venuto non suonava, no, non se ne accorgerebbe proprio. Un orecchio attento e allenato può invece, che ne so, scoprire un dettaglio, un piccolo particolare differente che a lui piace di più,
a livello personale, e quello per carità, però non è a dire che poi dall'altra parte c'è il parmesan e di qua c'è il parmigiano reggiano. Pertanto questo è la base di partenza, avere già di piatto equilibrato. Poi l'applicazione in questo caso non influisce, poco e niente non influisce. Mentre un impianto hi-fi high-end, dov'è che casca l'asino? Sui crossover passivi, perché i diffusori, essendo passivi con crossover, che cosa succede? L'amplificazione e tutta la catena è suscettibile. Lì avremo differenze, nel senso, noi ci avremo due diffusori passivi di alto livello, ci mettiamo Macintosh, suona in una maniera, ci mettiamo Luxman, suona in un'altra, QFE suona in un'altra, ma quello dipende dai crossover. Per questo vi do pure a voi che avete diffusori passivi, hi-fi, high-end. Io ho un amico a Roma, Danilo, che saluto, lui ha diversi impianti e c'ha in un impianto c'è diffusori le 100 Century della JBL, che sono uno dei pochi diffusori che a me piacciono, JBL, la prima versione. E praticamente lui ci ha collegato un processore digitale esterno che li fa lavorare nella maniera corretta, cioè non l'ha buttati così. All'inizio sì, le adoperava col suo impianto e ci avevano un suono, però notava che c'erano delle cose che non andavano, a differenza di un impianto che già sa che te metti seduto, che va bene, non gli manca niente. Lì lui, con orecchie esperte, ha notato che c'era qualcosa che non andava. Si è andato a scaricare le specifiche esatte di come vengono, la maniera migliore per tagliare quei diffusori. Poi lui ha lavorato, essendo esperto, uno capace, ha preso un processore digitale e ha cominciato a farli lavorare come lo dice la casa, e il risultato è stato nettamente migliore. Però chiaramente uno deve essere capace per fare una cosa del genere, non è che uno prende un processore digitale, adopera come un equalizzatore a orecchie e comincia a alzare, più manca il basso, mo glielo do un altro po' di più qui, aprimo un po' più il medio alto, no, non si fa così. Pertanto questo è il consiglio che posso dare. Qualcuno che vi possa aiutare, lì potete migliorare tantissimo. Se avete problemi a casa con dei diffusori anche che costano tanto, potete un DSP, un processore digitale vi può dare una grandissima mano, ma se fatto lavorare da persone che sanno dove mettere le mani. Non è che potete prendere iniziative, attaccare il processore e cominciare a muovere i cursori, quello no, e vi garantisco che ci avrete tanti risultati buoni. E vi dico pure, scusate, vi prendo al volo, stavo leggendo stamattina appunto i miglioramenti, quelli diciamo basilari che possiamo avere, diciamo miglioramenti, risposta in frequenza lineare, distorsione più contenuta, dinamica più ampia, migliore rapporto segnale disturbo, regolazioni più precise e più ampie, minore criticità della componentistica. E questo non è poco, però chiaramente non è come possiamo far noi così, cioè appunto Danilo è bravo, sa dove mette le mani e ha avuto dei risultati notevoli con le sue JBL Century. Poi che volevo parlare? Volevo parlare appunto quando io sconsiglio di acquistare diffusori passivi, perché i diffusori passivi poi a secondo di quello che noi ci metteremo di qualsiasi amplificazione suoneranno in maniera diversa. E quello che cosa implica questa cosa qui? Implica che noi all'inizio ci compriamo un'amplificazione e mandiamo questi bei diffusori passivi. Poi dopo un po' di tempo scopriamo che c'è qualcosa che non va, e allora poi il cervello comincia a lavorare, di ma mo che ricambio, e cambiate i diffusori, ma non ne venite a capo. Allora
appunto io dico sempre, o fate quell'operazione che vi ho detto prima, se siete capaci, o vi fate aiutare da qualcun esperto. Oppure per togliere tutti questi problemi, eliminare tutti questi problemi, diffusori attivi, i diffusori attivi che escono dalla casa, già che suonano correttamente, bilanciati, equilibrati, con protezioni e tutto qua, in simbiosi, che compriamo il sub con la testa, vanno in simbiosi perfettamente, nessuno li saprà utilizzare e farli suonare meglio la casa madre. Spero che questo video vi sia di aiuto e ripeto, non andiamo a trovare pelo nell'uovo, noi dobbiamo sentire più musica che andare a sfruia e cambiare elettroniche. Poi quello che vi ho detto, tantissimi hanno problemi a casa con impianti super costosi. E potrebbero adottare quella strategia che vi ho detto e lì vi darà una grande mano per farli suonare meglio nel vostro ambiente. Grazie a tutti, alla prossima.